Benvenuti ad un nuovo Q&A, il quarto. Dici, che cosa hai fatto tutto questo tempo? Ci sono stati una serie di problemi per i quali non ho potuto dedicare tanto tempo al mio canale YouTube e tantomeno a fare le risposte che tanto vi sono piaciute e mi sono piaciute. Nessuna intro particolare oggi, partiamo quasi subito con le risposte, togliamoci subito il dente della pubblicità, tra virgolette, perché non è un video sponsorizzato, non sono pagato per fare questa pubblicità, ma vi voglio parlare 3 secondi di Artlist. Artlist.io è un sito che è sostanzialmente una libreria di canzoni royalty free che potete usare anche nei vostri lavori commerciali. Su Artlist trovate canzoni per ogni tipo di video, di ogni genere, e è quello che sentite in questo momento in sottofondo. Ve lo alzo qua un secondo l'audio qui. È una canzone appunto scaricata da Artlist. Negli ultimi mesi ho utilizzato questo servizio molto intensamente perché loro sono stati così carini da dire: Piero, vuoi provare il nostro servizio per un anno? Bene, te lo facciamo provare. Tu però nei tuoi video dici che cosa ne pensi, e io vi dico sinceramente che è un servizio da avere per tutti i videomaker che fanno anche dei lavori di tipo commerciale che devono andare sui social ma anche sul broadcast. Quindi per 199 euro all'anno in realtà avete 2 mesi gratis in più se vi iscrivete tramite il link che trovate nella descrizione, che è un mio link, cioè loro hanno detto: Pierpaolo, regaliamo ai tuoi iscritti 2 mesi di servizio in più allo stesso prezzo, e io ho detto va bene, facciamolo. Con questa sottoscrizione voi praticamente vi scaricate tutta la musica che volete nel periodo di sottoscrizione e poi la usate quando volete per i vostri lavori, per i vostri video sui social, insomma potete farne l'utilizzo che volete. Basta andare appunto sul sito tramite il link che trovate nella descrizione, vi controllate un po' tutte le cosine, le robine, e se siete contenti vi attivate questo servizio che secondo me è fondamentale. Poi avete una libreria pressoché illimitata, fate un po' voi. E adesso passiamo alle risposte al Q&A. Bene, spero che tutte le batterie di tutte le mie lucine qua in giro durino abbastanza. E inforco gli occhiali e partiamo subito a darvi delle risposte audio ai commenti di YouTube che mi avete lasciato sotto i video, perché è una cosa simpatica, mi piace fare questa, avere questo confronto, un dialogo con voi, anche perché voi nei commenti di questo video potete approfondire le risposte con altre domande, un po' Inception, però va bene. Allora, partiamo con Maxology. Ah, questo è un ragazzo che mi chiedeva come mai manca il tasto sync sul suo trigger. Io in realtà gli ho già risposto: Confuji, il tasto della speed sync sul Commander non viene visualizzato perché la funzione viene abilitata direttamente dal menu della macchina. Salvatore Sanna mi chiede una recensione su Fimi X8 S2020, perché ha visto la recensione del DJI Air 2S, quella specie di recensione, perché voi lo sapete, questo è un canale molto informale, non faccio lo youtuber che se la tira tra virgolette, non c'ho uno script quando faccio i video un po' alla cazzo di cane, se mi permetti, a cazzo di cane, perché è bello così, cioè mi piace la spontaneità. Però no, non posso fare la recensione sul Fimi X8 perché non posso comprare tutti i droni, io faccio le recensioni sostanzialmente delle cose che acquisto. Rogero Peccioli, obbligato, abbraccio do Brasil, anche a te abbraccio dall'Italia. Ciao, innanzitutto complimenti per il video, ho da poco acquistato una X-T3, questo è stato uno dei contenuti che mi hanno portato a fare questo meraviglioso acquisto. Sono contento che ti sia stato d'aiuto per acquistare questa fantastica macchina che tra l'altro mi sta filmando e sono 3 anni che lavoro come un mulo e non si ferma mai. Guarda, probabilmente hai inavvertitamente alzato la luminosità del display, oppure hai lasciato la luminosità del display in auto per qualche ragione, vedi il display più luminoso rispetto a effettivamente l'immagine registrata. Io ti consiglio comunque di non affidarti solo al display. Fai apparire sul tuo monitor anche l'istogramma,
così ti rendi conto dell'esposizione se è corretta. Insomma, fai una verifica, una doppia verifica con l'istogramma. Qui non so che cosa dirti, io all'epoca ho acquistato una CF Express della Manfrotto per la Z6 in offerta a 160 euro, che è stato un prezzone. Non so se andate tramite quel video, tramite il link di quel video, e la trovate allo stesso prezzo, io spero di sì. Massimo Bernardi: mi domando se rivedete i video che fate, video lunghissimo con contenuti ovvi e che non dicono nulla dell'argomento. Sotto il video delle cinghie della Nice One, che erano le cinghie che usavo, adesso sono ritornato un po' indietro, è un video che magari farò un po' più in là quando avrò finito la post produzione dei matrimoni, perché ancora sono un po' impelagato con quella. Oggi è domenica 12 dicembre, ho lavorato tutto il giorno, dico che faccio per staccare, faccio un video su YouTube. Comunque, senza divagare oltre, guarda, no, non lo rivedo il video che faccio, anche perché voglio dire, sarebbe, cioè non c'ho quest'ego così sviluppato. Ok, sono un po' meno, non lo so se do questa impressione, però non mi rivedo. Ma forse tu eri ironico. Claudio Barbato: ho fatto un paio di video al riguardo, sono vecchi però secondo me sono ancora validi. E faccio vedere tutto il menu del V1 e dell'X Pro, quindi direi dai un'occhiata a quelli. Alessio Camiolo, che deve essere un collega, se non sbaglio, di ANFM. XD a te, Alessio, lo so che è così, ma a me essere prolisso piace. E non riesco, cioè, quello che vedi è già molto tagliato, fidati. Comunque grazie, un abbraccio. Ma la parabola si può cambiare sul Godox D200? Di solito va da 24-105, ma qui non la trovo. No, non la trovi, perché la testa Fresnel della D200 è impostata a 35 mm e c'ha un'ampiezza di 35 mm, come se fosse un 35 mm, e non puoi fare niente. Christian Mercucci: drink qualcosa, bravissimo, bel video, grazie. Ciao, sulla XT3 è disponibile con i nuovi film la modalità Classic NEG? Fabrizio Scopecce: no, non è disponibile. Ogni cosa che dico poi vi rispondo testualmente. Carlos Juan Orellana: gracias, pregos, pregos. Ciao Francesco Fumarola: video molto interessante, ma questo flash non posso comandarlo da un trigger Godox X1? Sì, Francesco, lo puoi comandare. Tutti i dispositivi Godox hanno, quasi tutti, hanno un dispositivo radio integrato, quindi il V1 può essere sia comandato che comandare, fare da master. Guarda, sono d'accordissimo con te, le nuove macchine secondo me dovrebbero utilizzare un doppio slot XQD / CF Express, altrimenti non ha senso avere quella velocità di buffer e poi essere rallentato da un SD normale. Capisco che i costi di quelle schede sono proibitivi, però che dobbiamo fare? Prima o poi si abbasseranno e magari le non lo so, o facevi due SD o facevi due XQD. Questa è la mia idea. Dementor: sotto il video di Peak Design Travel Tripod in italiano, che è un video vecchissimo, insomma, dove parlo di un attrezzo che neanche ho. Ciao Pier, come ti trovi a distanza di 2 anni con questo treppiede, se lo hai ancora? No, non l'ho mai avuto, era solo una paraculata, diciamoci la verità. Sarei intenzionato ad acquistarlo, eccetera eccetera, lo userei per avifa, una macrofotografia urban e qualche landscape anche con 72 eccetera. Guarda, secondo me questo treppiede lo devi acquistare se fai molti viaggi e devi viaggiare leggero, cioè nel senso vai con uno zaino come ho fatto io in Islanda, vai con uno zaino, ti porti sto treppiede che è veramente compatto e per minimizzare il peso e gli ingombri secondo me è valido. Però se tu ti muovi con più in maniera più agevole, nel senso che ti puoi portare più attrezzatura un po' più professionale, più pesante, anche perché ci dovresti mettere il 600 mm che è bello pesantuccio, e secondo me dovresti orientarti su altro di più massiccio. Allora, Marian Falcescu: importante, partendo da zero budget, 4.000 euro solo corpo. 4.000 euro solo corpo, puoi comprare quello che vuoi. Secondo me le Fuji sono ancora la scelta vincente per quanto riguarda i video, perché hanno un file che esce già bene dalla macchina. Io sto girando con la XT3
il profilo Eterna, e sostanzialmente ci faccio pochissima post produzione, forse abbasso un po' i neri di questa, un po' i neri, te lo faccio vedere adesso, faccio un prima e dopo, abbasso un po' i neri e alzo un po' le luci, perché il mio studio è un ambiente un po' un casino per fare una fotografia bella, cioè non mi è mai piaciuta la fotografia che ho fatto nei video. Ultimamente da un annetto a questa parte mi sta piacendo di più, però boh, non ci ho mai trovato una quadratura. Gnrmn, che è un mobile IKEA molto probabilmente, mi chiede se è possibile reperire un oculare simile a quello del video della D750 per la 850. Sì, ci sono degli oculari rotondi per la 850, ti lascio magari il link nella descrizione del video per acquistarlo su Amazon. Paolo Pace: ciao, ho acquistato X-Pro N e coinvolto anche dalle recensioni. Grazie Paolo Pace. Il LED non è comandabile dal trigger, molto semplice, purtroppo non funziona così. Galana, guarda, sì, Galana, la X3 è una fascia, diciamo, consumer, nel senso studiata per non professionisti. Già la X3 è una fascia non proprio professionistica per alcuni aspetti, però è la fascia professionistica di Fuji, quindi è ovvio che ci siano più possibilità di configurazioni varie. Le luci reggono, ma sì, a posto, andiamo avanti. Newer flash adattatore Nikon Sony unboxing. Questo è un adattatorino che trasformava l'attacco multi interface di Sony in flash normale, anche se i flash normali ci sono sempre andati bene poi per esperienza. Comunque era un aggeggino così, un video vecchissimo di 5 anni fa, e comunque ti lascio il link, se ancora esiste questa cosa, nella descrizione di questo video. Godox X Pro Menu, Gianfranco: hai dimenticato di dire come cambiare il canale. Guarda, c'è un tasto CH qualcosa, ma è molto intuitivo, tieni premuto CH, vabbè, insomma, devi tenere premuto dove c'è scritto CH, ti lampeggia in alto a sinistra la scritta CH e poi ruoti la rotellina e cambi canale. Perché sta, secondo lui, c'è una faccia qui? No, la mia faccia è qui. Cristiano Mariani: ottimo unboxing, chiara e spiegata molto bene. Se non è inserito sulla slit, in modalità master ha bisogno di un trigger? Dai, allora, Cristiano, ottimo unboxing, chiara e spiegata molto bene, fino a qua ci siamo, virgola. Se non è inserito sulla slitta, stiamo parlando di un flash a slitta, il TT685, in modalità master, ha bisogno di un trigger? Se non è sulla slitta, che impostato su master non collegato alla camera, non ha senso. Quindi, se è sulla camera e lo metti master con quello là, oltre a decidere se far funzionare lui come flash, puoi comandare gli altri flash. Se non è collegato alla camera, non ha senso tenerlo master, lo metti slave e lo comandi con un altro dispositivo. Ciao, grazie mille per il tutorial, non ho capito in base Bessis Secor. Ciao, grazie mille per il tutorial. Non ho capito in base cosa scegliere il valore step. Io lo uso con un Godox S402, grazie mille. Adesso non ricordo di preciso che cosa, perché non ho capito tanto bene che cosa mi stai chiedendo. Forse mi stai chiedendo, in realtà non lo so se si può fare, però mi stai chiedendo se in base a cosa impostare il valore step dell'esposizione in terzi o in decimi di potenza. Quello dipende dalla precisione della potenza che ti serve. Se devi fotografare delle cose proprio con una precisione, con una potenza proprio che la devi variare di poco, ti conviene impostare la potenza. Insomma, non ho capito neanche io bene la risposta. Socani X Santa, Michele Gallicchio: finalmente qualcuno che mette i dati dalla macchina.
non ricordo, per il discorso di prima che non riguardo i video, non ricordo che dati della macchina ho messo, però prego. Gianni Facchini, ciao, è da qualche ora che ti seguo. Spero di esserti stato utile. Sì, mi sei stato molto utile. Ciao ciao. Gianni Facchini sempre mi lascia un altro tutorial sul video delle batterie. Sempre posso dire ora che sono in pensione, pensavo di comprarmi una mirrorless. Oh, mi dispiace che non ti abbia risposto a questa cosa qua, non ho capito se l'hai comprata. Sì, la comprerai forse. Mirrorless, pensavo Z62 FTZ. Guarda, se sei abituato a D3, D4, D4S 850, comprare una Z62 è il minimo. È il minimo, io ti direi, guarda, se c'hai i soldi, dato che sei in pensione e sei un appassionato, ma comprati la Z9, che per dirla alla cosentina, come la direbbe Nicola Savino che imita Brunori, comprati la Z9 che ti sciali. Ok, non si sente la mia inflessione cosentina in generale, però quando lo faccio di più, confermate, si sente di più. Sei stato più utile dei manuali che si trovano in confezione, Giuseppe. Ma questo è il mio scopo, diciamo, questi messaggi mi danno proprio un calore che neanche il pad di zenzero che si cuoce nel forno. Roberto Baccaro o Baccarò. Guarda, mi dispiace non averti risposto prima, 3 mesi fa forse ti sarebbe servita questa informazione per magari sfruttarla nei matrimoni. Io metto tutto in manuale e ti dico la verità. Credo che ci sia l'opzione, ma è una cosa che si perde proprio nella mia memoria, nel senso che non lo ricordo perché non lo uso. Però, ah sì, io ho impostato un tasto funzione, che non so qual è, credo che sia il tasto funzione sopra la Fuji, quello CFN. Aspetta, come stai? Cioè tu con quel tasto FN puoi cambiare il cosa vedi, cioè se vedi l'esposizione reale in base ai tempi che hai impostato, a prescindere dal flash, oppure metti ti fa vedere un'anteprima sovraesposta per farti vedere sostanzialmente al buio e con il flash sopra la slitta che cosa stai inquadrando e che cosa devi vedere, cioè ti aiuta a fotografare al buio e con i flash attaccati sostanzialmente. Non ricordo come si chiama questa opzione, lo so che sono un po' approssimativo in questo, ma con questa risposta ti voglio spronare a vedere un po' i settaggi della tua macchina in maniera autonoma, perché si può fare. C'è sto video di reset dei flash che è forse il mio video più visto sul canale, è fantastico. Infatti ricevo congratulazioni da tutto il mondo. Poi me l'ha condiviso un sito che non ricordo sinceramente che sito è, però me l'ha condiviso un sito, quindi oh. E Zolb, ciao. Mi sembra veramente improbabile che tu ci possa riuscire se la macchina non riesce a leggere le CF Express, dato che ha una versione di firmware precedente. Guarda, ho fatto un video al riguardo, puoi aggiornare il software, il firmware della macchina tramite l'app. Vattela a vedere, te lo metto qua sopra, ti esce la scheda qua sopra, tu ci clicchi e ti va a vedere quel video. E abbiamo fatto. I battery grip non servono a niente. Continuo con la mia invettiva contro i battery grip, è un video vecchio ma confermo quello che pensavo. Gli accessori originali, mi sembra che stai scoprendo l'acqua calda. E no, caro, perché io per la XT2 e la XT3 ho i battery grip originali, non so se ne esistono compatibili, e entrambi mi hanno sempre dato problemi. Addirittura dicembre 2020 stavo facendo un matrimonio, il battery grip imballa completamente
la XT3, mi resetta completamente le impostazioni della macchina e ho fatto il matrimonio con una macchina che non aveva niente di settato rispetto a quello che avevo settato io anni fa. Mando il battery grip, scrivo alla Fuji e loro mi dicono ma no, il battery grip non ha nessun problema, prova a pulire i contatti con dell'alcol. Io, per quanto vi amo le vostre macchine fotografiche, a voi un pochino, mi state sulle scatole perché siete un po' con la puzza sotto il naso, diciamo. Io ho visto, io per come, cioè, è un po' ce l'ho con voi, perché io sto facendo video sulla Fuji, ho fatto video sulla Fuji per un sacco di tempo, voi non mi avete detto guarda ti diamo un portachiavi per tutte le macchine fotografiche che ci stai facendo vendere, perché lo avete visto anche nella risposta di prima, qualcuno ha comprato Fuji grazie anche ai miei video, ma anche fosse stata una persona, però che cazzo. E comunque i battery grip della Fuji mi hanno sempre dato problemi, anche quelli della, effettivamente i grip originali Nikon che hanno i miei colleghi non hanno mai dato problemi, però non, effettivamente non servono a niente, cioè non ti danno niente in più, solo peso. Io adesso giro solo con una macchina fotografica e un obiettivo per fare tutti i lavori. Vi stupirò, vi farò un video al riguardo. Siamo a 15 minuti di video, molto bene. Ciao, l'ho comprato pure io, il lettore CF Express, lo trovo buono, ma è normale che scaldi tanto? Sì, è normale che scalda tanto. Mario Papotti, sì, anche il mio scalda tantissimo. Sony A7S3, la fotocamera più sottovalutata del 2020. Barbara Giannini, non mi pare affatto che sia sottovalutato, non lo è mai stato, il problema è solo il prezzo. Forse mi sono spiegato male io in quel video, ma il punto non era quello, e il punto era che non è solo una videocamera ottima, secondo me può essere utilizzata molto bene anche per fare le foto. Passero Ciociaro, ciao, potrei utilizzare il Weebill S con una Nikon D4S? Guarda, se ci riesci fammi un video, perché secondo me è un po' troppo pesante per il Weebill S e la D4S. Boh, no, non lo so, proprio non saprei che cosa dire. The Alabec Hobby qualcosa, la situazione è migliorata con il nuovo update, sarebbe interessante riprovare. Sì, ho fatto un video al riguardo, te lo linko qua, vattelo a guardare così. Ma una cosa che voglio dire, cioè non ce l'ho con te in generale, ma quando andate sul canale di una persona, tipo, andateli a vedere per curiosità, cioè non ci avete la curiosità di dire ma sto stronzo, vediamo se è simpatico, se ha fatto qualcosa che mi può tornare utile. Poi ho fatto un sacco di playlist, quindi trovate tutti i video belli organizzati nelle playlist, vi fate una scrollata sui titoli e vedete un po', no? Ma per curiosità, dico, non mi via. Io quando vado sul canale di uno mi vado a guardare tutto, quasi tutto quello che ha fatto, se è valido. Ma non dico che io sono valido, però la curiosità di andare almeno a vedere i titoli. Lo so, sono quasi 25 minuti di video, però lo volevo fare, cioè mi sto rilassando a fare sta cosa. Moreno Boldini, come nascosto, puoi provare se lo fa anche il tuo? Non c'è bisogno che lo provo, caro, perché tu con una D750 con un 24-70 2.8 montato stai sforzando un po' troppo quello che è il carico massimo che può sopportare il Weebill S, quindi è normale che faccia così. Sempre sul pezzo, ciao Vince, Project Fantastic, che bel nome. Voglio vedere il tuo canale dopo, perché non lo so, fantastico. Project, appunto, fantastico. Grazie mille per la tua recensione, ben fatta, è una delle poche complete in italiano, grande. Ma grande tu. Come rendere compatibili tutti i tuoi cavalletti? Ecco, questo è un video che secondo me doveva fare almeno 20.000 visualizzazioni in Italia, perché vi ho dato una chicca che, cioè, non so. Utile, adesso provo col mio KNF, avendo già due Manfrotto, vorrei usarlo senza cambiare piastrina. Beh, senza piastrina, vediamo un po'. Ma secondo me ci sei riuscito. Sony, dammi batteri, alimentare all'infinito Sony, va bene anche per la Sony A6006, se ha la stessa batteria della A6000, sì. Melagrana? Melagrana? In quale parte di leather grain fatta la tracola? I don't know, because I am not the manufacturer of the product, but I think it's leather from the cow leather. Frodo 46, ma sei di Cosenza? Sì, sono proprio di Cosenza. Marta Guzzurelli, ciao, grazie mille, scusami, domanda, il testo del flash ti rimane sempre rosso? Grazie.
Sì, è un bene che sia rosso perché vuol dire che il flash è in carica, cioè il lampo è stato caricato. Dove si può acquistare questo adattatore? Sempre con l'adattatore del flash? Guarda, non so se lo fanno ancora, se lo fanno vi metto il link. Ciao, sono intenzionato a comprare un gimbal per la mia SDX. Questo è un commento che mi hai fatto 5 mesi fa, spero che tu abbia risolto i tuoi problemi e che tu non abbia buttato 400 euro comprando il DJI e che tu abbia comprato lo Zion, perché il Ronin SC l'ho visto dal vivo, non regge il confronto sinceramente. Allora, la questione è questa: il follow focus è un aggeggino che permette ad un secondo operatore di regolare il fuoco manualmente mentre tu stai girando. Però fortunatamente adesso le macchine fotografiche hanno i display touch e la messa a fuoco automatica continua che funziona alla grande. Quindi che cosa ti consiglio di fare? Metti la macchina sul gimbal e poi se devi cambiare punto mentre stai inquadrando puoi anche farlo col ditino, perché tanto il tap è talmente leggero che non si noterà poi nella ripresa. Ad ogni modo, col punto selezionato della macchina tu puoi fare tutte le riprese che vuoi e la macchina mette a fuoco automaticamente. Io quantomeno la utilizzo così. Caricarlo con power bank, Massimo Belliato, che forse mi ha già fatto una domanda prima, non mi ricordo. Caricarlo con power bank si può, ho bisogno per forza avere altre batterie? Sì, cioè nel senso ti porti dietro il caricabatterie dalle batterie e carichi le batterie col power bank, e lì basta anche un power bank normale se non sbaglio, però potrei dire una stronzata. Ciao, bel video. Io suggerisco di montare il Manfrotto 3D sulla piastra Arca Swiss. E montare il piastra su piastra non è molto rassicurante, a parte il fatto che diventa troppo alto. Cioè no, piastra su piastra no, o una o l'altra. Nice one shoulder, dual camera, Alessandro Sfligiotti. Ma si può montare anche con la piastra per il cavalletto la tracolla? Dipende che piastra per il cavalletto. No, secondo me non si può montare con la piastra per il cavalletto, perché secondo me poi si svita, non è proprio bella fissa la piastra del cavalletto, è un po' secondo me un po' troppo poco resistente. Sony Alpha A6000 ancora valida nel 2021, 5 mesi fa. A6000 menu intuitivo, ma secondo me è abbastanza intuitivo perché ci sono scritte proprio le cose in italiano, tra l'altro io mi sono trovato sempre benissimo. YouTube ha bloccato questo video, se lo vuoi vedere. Non so che cosa. Ah, mi hai bloccato proprio il video. E questo è il commento della Imezzo. Thanks for sharing. Ah, questo non l'avevo capito, che mi aveva bloccato il video. Stronzi di YouTube. Perché io ho utilizzato una musica copyright free, che se dopo se la compra qualcuno il copyright, che mi fai, mi blocchi il video. Ci avete delle politiche, veramente. Maurizio Moscatelli, solo una cosa: come pilota un SB900 e come avere il flash sulla fotocamera? Non ho capito la domanda sinceramente, ci risentiamo in via testuale sotto il commento, così vediamo che cos'è. E Pierpaolo, buongiorno, mi presento, mi chiamo Massimo. Io mi presento, mi chiamo Pierpaolo. Massimo, sì, i miei video si dedicano a delle persone che già masticano con una certa dimistichezza le nozioni base della fotografia e dell'utilizzo dei flash. Mi dispiace. Io non ho problemi anche con le batterie compatibili, faccio un po' meno scatti rispetto a quelle originali, però vanno benissimo. Grazie Vince. Fabio Cazzato o Cazzato. Perfetto, direi. Se tu ce l'hai quello, va bene. Buongiorno, volevo iniziare a fare astrofotografia. Ah, e volevo acquistare il 20.100. Mi chiedevo quante volte si carica e quanto fa durare la XT4. Stiamo andando un po' troppo nel tecnico, tutte queste cose non le ho verificato proprio con il cronometro alla mano. Per fare astrofotografia sicuramente il power bank più grande è
meglio è, però non ti so dire, secondo me ti conviene comprare due power bank per stare sicuro con la batteria inserita. Ovviamente la batteria non si scaricherà, e quando si scarica il primo power bank, volendo, se non hai finito il tuo time lapse, puoi collegare il secondo on the fly al volo e continuare la tua serie di scatti. Per quanto riguarda il resto, boh, sono domande un po' troppo. E Fabio Cazzato, che microfono posso metterci sul WBLS, sulla camera? Qualsiasi microfono. Io utilizzo da tempo un Sennheiser MKE400, se non sbaglio, che è un microfono fantastico, che ha l'impronta minore rispetto a tutti i vari Rode, Super Micro, Macro, eccetera eccetera, che a me hanno sempre fatto un po' cacare. Per Nicola, cosa vuoi che ne sappia? Non lavoro mica alla Manfrotto. Guarda, queste app danno sempre un po' di problemini. È così, concordo pienamente. D850 sarà regina per tantissimo tempo. Sì, sono d'accordo anche io. Ma vanno benissimo, anche perché costano molto meno delle Patone. Fabio Pistillo, guarda, 4K 60 bit a 200 di bit rate, cioè la massima qualità possibile. Stabilizzatore attivo FC, 17 minuti di fila, figlio mio, lo sai che si riscalda. Poi è stato 6 mesi fa, magari era giugno, con 42 gradi fuori, vuoi che non si riscaldi una macchina fotografica? Beh, a me la XT3 durante qualche matrimonio mi si è proprio bloccata pure, perché si riscalda una macchina fotografica, magari sono stato un po' di più al sole e va così. Gianni F, il video dei softbox rettangolari, qual è la luce blu che hai dietro al muro? Guarda, è un LED quadrato della Yongnuo con una gelatina blu di sopra fissata con lo scotch, molto semplice. Invece questo che vedi qua, questo rosso che vedi qua, è un Godox, è un leddino piccolino, un Godox tipo quello Ulanzi, avevo fatto uno short tempo fa. E lo trovi nel mio canale. Prima di spiegare qualunque cosa, informatevi sull'importanza della luce. Giuseppe Zammitti, non so a che cosa ti riferisci, forse alla luce del mio video, è un po' scuro, a me piaceva in quel modo scuro, altrimenti lo avrei fatto più luminoso. Luigi D'Ausilio, sei simpaticissimo, complimenti. Grazie. Maurizio Franzini, saluti dal tropico colombiano, grazie, nei tuoi video regali sempre un consiglio pratico molto utile. Va bene. E praticamente non mi chiedi niente. Ricordati di prenderti un caffè guardando il Mediterraneo. Un forte abbraccio. Guarda, Maurizio, l'ho fatto più di una volta quest'estate guardando il tramonto lato ovest, quindi del Tirreno. Grazie per questo tuo pensiero, mi fa molto, come direbbe una persona, mi fa molta tenerezza. Subtitle, but thanks for the subtitle, just what I needed, hidden in plain sight, you get it, great video. Photos by Walt, che tra l'altro è una donna, verrò a vedere sicuramente il tuo profilo. Eccolo qua, iPhone SE prima generazione. Adesso io ho comprato l'iPhone 12 mini, perché comunque sia la differenza di display si nota, è più o meno grande uguale di dimensioni, è sempre quadratino. iPhone 12 mini, dopo 100 anni che stavo con l'SE, anche io ho preso un telefono un po' più. Quest'anno ci stava, mi sono autofatto un regalo. Grazie per questo utile approfondimento, Francesco San Marco, prego. Francesco mi ha commentato un video vecchio che riguarda il caffè espresso. Ho fatto un video su una macchina da caffè espresso sul mio canale di fotografia. Sì, l'ho fatto, andatevelo a vedere. Grande, lui mi dice grande, io ti dico grazie, sono contento che ti sia piaciuto. Giuseppe Battipaglia, come faccio a farlo scattare utilizzando il trasmettitore sulla camera? Non riesco proprio. Giuseppe, New Light Films, guarda, devi mettere in master il trasmettitore sulla camera e in slave questo flash. Diciamo che ci sono tutte e due le nozioni in entrambi i video che ho fatto. Ti avevo risposto, perché non scarichi l'app e lo fai da lì? Sì, scarica l'app e fai l'aggiornamento da lì. Socan X60 Fashion Photo Styling, c'è anche il 180W, ma non ho trovato nessuna recensione al riguardo. Mi dispiace, non me l'hanno mandato il 180W, quindi non so che dire. Mirko Grillo, ti ho risposto.
No, ti ha risposto Dynamite 67. Molto bravo. Guarda, c'ho un gruppo, c'è il link nella descrizione del video, c'ho un gruppo, se fai delle domande lì non ti rispondo solo io, ma ci sono dei colleghi, degli amici bravissimi, e tra l'altro c'è Giuseppe, come si chiama di cognome, Natalino, che è uno è un moderatore del gruppo che risponde sempre a tutte le domande. Ti ringrazio pubblicamente, Giuseppe. E quindi vai lì e magari consiglia il gruppo agli altri amici. Non è proprio un gruppo di quelli proprio professionali, non ce la tiriamo, siamo tutti fra amici, ci diamo una mano, quindi vai lì e... Ciao Pierpaolo, scusa, potresti per favore gentilmente darmi una mano? Ragazzi, non so, anche qui, cioè, entriamo proprio nello specifico del sistema operativo, eccetera eccetera. Io ho spippolato un po', anche mi ricordo che anche a me dava problemi, però se l'ho fatto io tramite una virtual machine l'aggiornamento, e voi avete il sistema proprio originale su un computer, penso che non ci sia nessun problema. Anche te la batteria dammi non esce da sola quando levi la sicura? Sì, ma non è un problema, tranquillo. Ti avevo già risposto. Tra l'altro ti chiami Dlo, oddio. Una domanda se non è troppo disturbo. Scusa per il mio italiano, ma sto scrivendo con il traduttore. Anche qui ti ho risposto e basta. A tutti gli altri gli ho risposto in maniera testuale, di rara chiarezza. Lucius Capoberg. Lo so, sono veramente la persona più chiara e meno prolissa al mondo. Tutti gli altri commenti gli ho risposto più o meno in maniera testuale, e quindi direi che questo video si può concludere qui. Ho dato sfogo a tutta la mia prosopopea che mi andava proprio di farlo, volevo proprio asciugarmi la lingua e asciugarla anche a voi, per così dire. Grazie, spero come sempre che questo Q&A sia stato abbastanza ilare anche per voi, perché io mi sono divertito un sacco. Continuate a farmi le domande che volete, sia nei commenti di questo video sia in tutti gli altri miei video. Se non ci vediamo, buon Natale a tutti, eh.